comincia a parlare di non violenza tra la sua gente, quando Martin Luther King marciava per ottenere i diritti civili, ma forse il loro eroico impegno non avrebbe fruttato niente senza il sostegno deciso e forte di tanta libera sconosciuta gente. Perché abbiamo nelle nostre idee la speranza per cambiare in meglio il mondo, perché questo è il nostro tempo, il tempo del cambiamento. Perché abbiamo nelle nostre mani il potere di cambiare insieme il mondo, perché ogni nostra azione vale a disegnare il futuro. Quando a Praga nel 68 Jan Palach si diede fuoco, quando a Pechino nell'89 il ragazzo fermò il carro armato, ma il loro disperato impegno non ottenne poi nessun riscontro. Cercare da soli il cambiamento è la strada sicura per il fallimento. Perché abbiamo nelle nostre idee la speranza per cambiare in meglio il mondo, perché questo è il nostro tempo, il tempo del cambiamento. Perché abbiamo nelle nostre mani il potere di cambiare insieme il mondo, perché ogni nostra azione vale a disegnare il futuro. Non occorre creare niente, tutto già è stato inventato, dai referendum senza quorum alla revoca degli eletti, dal bilancio partecipato al progetto di intere città, milioni di persone in tutto il globo già decidono il loro destino. Perché abbiamo nelle nostre idee la speranza per cambiare in meglio il mondo, perché questo è il nostro tempo, il tempo del cambiamento. Perché abbiamo nelle nostre mani il potere di cambiare insieme il mondo, perché ogni nostra azione vale a disegnare il futuro. Qual è allora la soluzione nel nostro percorso verso un mondo migliore? Non occorre essere eroi per ottenere il cambiamento, basta unire le nostre forze in un solo forte movimento. Democrazia letteralmente significa potere della gente. Perché abbiamo nelle nostre idee la speranza per cambiare in meglio il mondo, perché questo è il nostro tempo, il tempo del cambiamento. Perché abbiamo nelle nostre mani il potere di cambiare insieme il mondo, perché ogni nostra azione vale a disegnare il futuro. Pochi anni l'umanità sorriderà del proprio passato, si chiederà come abbiamo potuto lasciare il potere in così poche mani. Abbiamo infine scoperto che siamo noi il vero potere. Democrazia letteralmente significa potere della gente. Perché abbiamo nelle nostre idee la speranza per cambiare in meglio il mondo, perché questo è il nostro tempo, il tempo del cambiamento. Perché abbiamo nelle nostre mani il potere di cambiare insieme il mondo, perché ogni nostra azione vale a disegnare il futuro.